Ci sono tante belle iniziative che vengono assunte nell'agro-nocerino sarnese. Noi abbiamo sempre detto che una delle iniziative che si sarebbe dovuta prendere era quella di dare valore alla montagna e alla zona pedemontana. Guarda un po', dopo qualche tempo veniamo chiamati. Perché? Perché ci dicono che qualcuno si sta preoccupando di creare, anzi, i sentieri ci sono già, ma di ripulire i sentieri, renderli fruibili e accessibili a tutti. Una bella iniziativa. Lei cammina con la Sì. mappa in mano. Sì, questa è la mappa dell'Ausino, l'acquedotto che parte, diciamo così, dal Cilento e arriva fino a tutti i Monti Lattari, arriva fino a Castellammare. Il tratto Nocera superiore e Nocera inferiore è attualmente utilizzato per il percorso della salute, frequentato da tutti i cittadini dell'Agro, Centinaia di centinaia persone. di persone che ci vanno. E mi hanno chiesto 4 mesi fa, insieme a questo amico di Nocera Superiore, di interessarmi affinché, parlando con il presidente dell'Ausino, si potesse attivare quello che è il percorso che va da Nocera a Pagani. Lei ha sposato subito l'idea. Subito ho sposato l'iniziativa, abbiamo fatto i rilievi catastali, ci siamo informati qual era effettivamente il percorso, abbiamo fatto vari sopralluoghi. E abbiamo subito iniziato con l'aiuto appunto degli amici che sono disponibili a pulire già un piccolo tratto che va dalla cava di Pagani fino a Sant'Egidio. Stiamo adesso verificando l'altro tratto che va dalla cava e arriva fino a Nocera Inferiore. Con gli amici di Pagani ci siamo attivati, hanno avuto dei contatti con il presidente dell'acquedotto dell'Ausino, abbiamo fatto dei sopralluoghi e la cosa è possibile. Quella difficoltà che prima c'era, il cancello era quasi una paura, non si riesce a fare, non si riesce a oltrepassare, non si riesce a togliere, invece oggi può essere tolto. Troveremo altri problemi, Si se qui risolverà. si risolveranno sicuramente, perché quello che io penso sta cambiando il modo di vivere. Guardate, è vero che abitiamo a Nocera, abitiamo Michele, il nell'Agro, però sentire siamo quasi europei, guardate. per noi che magari abituati Sei un non podista. alla piccola corsa, ma qualcosa di più, avere la possibilità di partire da dove partiamo di solito, da Montalbino, e arrivare magari fino ad Angri, perché no, fino a Certo. Castellammare. Il nostro sogno, perché rimane ancora un sogno, quello di non fare solamente, diciamo, i quasi 4 chilometri che Legare, facciamo, come ma sono già le gare, farli, ci tut sta, farli tutti eccetera. quanti insieme a Michele. Bisogna farlo. Certo, è un'esigenza primaria. Noi rappresentiamo Riscopriamo Nocera che si interessa del patrimonio archeologico e della promozione turistica del territorio, però non disdegniamo l'invito che ci ha fatto l'amico Michele per portare avanti questo discorso del sentiero. È un primo passo per unificare tutto il Tutto territorio, l'agro ce ne tutto il sarebbe. territorio.